Non importa quali pettegolezzi o storie abbiate sentito, nessuno sulla montagna veniva giudicato per le sue condizioni di salute. Questo faceva crescere in me la curiosità e anche una sorta di inquietudine. Qualcosa mi tratteneva lì, come una misteriosa forza del destino. Da quanto soffre d'asma, signora Leitner? Devo andarmene ad Ascona, al sanatorio Monte Verità. È il posto più all'avanguardia del mondo. La libertà lì non è un'utopia, ma qualcosa di reale. Suo marito sa che lei è qui? No. E le bambine? Dove si tengono di solito le terapie? Dappertutto. Anche dove ci sono quelli senza vestiti? Parecchi di loro non si considerano nemmeno dei pazienti, sa? Noi siamo cercatori di verità. Stiamo cercando di fondare una società nuova. Da oggi sei la nostra fotografa ufficiale. Signore e signori, Herman S. Tu e le tue ridicole ambizioni. Molte donne sarebbero felici di poter fare la tua vita e di adempiere ai propri doveri. Ha commesso un grave errore. Concedi del tempo alla montagna. Non te ne pentirei. Ora torni a casa. Vuoi che ti rinchiuda in manicomio? Voi due che decidete della mia vita. Non devi fidarti di lui. Ho scoperto come la natura ci può curare. Qui, in questa comunità, tutti fanno la loro parte. Questa è un'altra regola della nostra comunità. In queste fotografie è immortalata la nostra gioia. C'è tutto ciò che la montagna significa per noi. Potenza, amore e libertà. Non possiamo lasciarci tutto alle spalle. E chi lo dice?